accadendo, si gettò ai piedi di Paolo e Sila e chiese: che cosa devo fare per essere salvato? Volete sapere il proposito di tutta la gloria di Dio sulla terra qual è? Portare l'umanità a dire questa preghiera, dire questa affermazione: cosa devo fare per essere salvato? Amen. Vi racconto un'ultima storia. Stavo in una città e c'era una persona indemoniata che dava un fastidio enorme a tutti, una strega, e i genitori soffrivano molto, l'avevano portato ovunque spendendo soldi, ma non avevano ricevuto nessun beneficio. Questa signora peggiorava sempre di più, una situazione assurda, il paese era piccolo, tutti mormoravano. E mi ricordo che stavamo organizzando una campagna lì e gli organizzatori chiamavano e disse: guarda Dario, verrà anche questa persona, è una persona strega, una persona che dà un fastidio, proprio c'è la rabbia, l'odio, hanno cercato di portarlo ovunque ma senza risultato, i genitori soffrono, hanno speso un sacco di soldi, vogliono portarlo alla campagna, io te lo dico perché tu venga pronto, e tranquillo, falla salire dove vuole, la potenza di Dio la colpirà e la libererà. Mi ricordo che stava seduta lì in seconda fila e la misero in mezzo e c'era un odio nel suo volto, quasi si voleva manifestare ma non riusciva perché stava in mezzo. E mi ricordo che iniziamo a predicare il Vangelo e poi quando iniziamo a pregare secondo Marco 16 dal 15 al 18, mi ricordo che iniziamo a pregare, a sgridare: Signore, nel nome di Gesù, ogni cosa contraria a te la leghiamo. Io sento PAM! Apro gli occhi, non esagero. Questa donna fa un volo indietro e inizia a manifestarsi in un modo violento. La portiamo in un luogo chiuso, separato, c'era anche mia moglie lì. La libera, cioè alla fine pregano per lei, dopo 2 o 3 ore esce con un volto nuovo, una luce nei suoi occhi e dice: sono libera. E io dico: gloria a Dio. No, aspetta, gloria a Dio, vai a raccontare agli altri quello che ti ha fatto. E dopo alcuni mesi le persone che si erano convertite in quella campagna si battezzano. Gli organizzatori mi chiamano e dicono: ci piacerebbe che tu potessi essere parte di questa festa insieme a noi, perché si sono convertiti in quella campagna e vogliamo renderti partecipe. Ho detto sì, ok, vengo. Quando arrivo lì mi trovo questa persona, per farmela corta, mi viene questa persona e mi dice: ti ricordi di me? Sono l'ex strega. E dico: ah sì, ora mi ricordo, sì. E come stai? Libera, dormo come una bambina, sto benissimo, da quando ho conosciuto Gesù, da quando lo Spirito Santo mi ha attaccato, non sono mai più la stessa. E su, wow, gloria a Dio. E mi disse: aspetta, ti voglio presentare mio padre, poi mi presento lo zio, la zia, il cugino, la cugina, il fratello, la sorella. C'è una famiglia di 30 persone. E io chiesi al padre: sì, ma cosa è successo? Il padre mi disse: sai, ne abbiamo speso tutto, ne siamo nella sofferenza più atroce, però quando quella sera lei è tornata a casa e ci ha detto che aveva incontrato un Gesù vivo che l'aveva liberato, noi per un momento abbiamo pensato: vabbè, sarà emozione, sarà... ma dopo una settimana stava ancora bene, sana, libera. Allora gli abbiamo detto: sai che c'è di nuovo? Il Gesù che tu hai conosciuto lo vogliamo anche noi, e ci siamo convertiti tutti.